ragazzi, benvenuti in questo nuovo video ragazzi. Bologna-Juventus 0-1, decide Paulo Dybala. Una vittoria sofferta, non meritata assolutamente dalla compagine di Allegri. Ero allo stadio dell'Ara a vedere la partita questo pomeriggio e ho visto una Juventus veramente in pessime condizioni. E il primo tempo, veramente una cosa assurda, il Bologna veramente ha dominato il Bologna. E non ci sono parole da definire questa prestazione in cui bisogna solamente fare i complimenti a San Perin, perché al 92esimo ha tolto una conclusione incredibile a giro di Sansone. Una parata pazzesca che ha salvato il risultato, ma comunque non ci sarebbe stato nulla da dire se il Bologna questo pomeriggio portava a casa un punto o anche la vittoria, perché quello che ha creato il Bologna nel primo tempo, il Bologna veramente ha creato tantissime occasioni. Il migliore in campo secondo me è Federico Santander, per quello che ha fatto la giornata di tacco, me la ricorderò per un po' di giorni perché ha veramente fatto qualcosa di incredibile. Poi qualche conclusione anche a lato, il Bologna ha veramente surclassato sul piano, diciamo, dell'intensità la Juventus, che era veramente frastornata dalla trasferta di Madrid, si è visto sicuramente, ed è veramente lampante sotto gli occhi di tutti che la sconfitta di mercoledì è ancora, diciamo, da assorbire dal gruppo, ma è naturale perché la sconfitta di martedì ha segnato sicuramente tanta delusione all'interno proprio del gruppo. Male Ronaldo, male Mandžukić, così e così Bernardeschi, di cui si può, diciamo, nominare in positivo per la conclusione del primo tempo, per la giocata nello stretto nel primo tempo e la conclusione alta sopra la traversa. E nella ripresa è la stessa, diciamo, solfa, è la stessa solfa, è la stessa storia. Bologna che gioca, che crea e che va veramente vicino al gol, se non ci fosse stato San Alessandro che si butta per terra e riesce a e sopperire a un errore difensivo. Ma comunque negativa la prova di Alessandro, nel complessivo si è salvato per questo, diciamo, salvataggio sulla linea. Sono deluso per questa ennesima prestazione deludente, e poi forse il cambio che salva in extremis Allegri, diciamo, da questo ennesimo disastro. Toglie Alessandro ed entra, ragazzi, Paulo Dybala. La mossa che cambia il match, perché con questa, diciamo, con questo cambio la Juventus ha cambiato anche un po' di atteggiamento, ha attaccato di più e ha creato anche più, diciamo, palle gol. E proprio su un'azione proprio della Juventus, e la palla è stata, diciamo, è rimasta in area di rigore, e secondo me è l'under, è il principale responsabile del gol della Juventus di questo pomeriggio, perché doveva completamente spazzarla quella palla, non poteva lasciarla in aria. È un gol classico la Paulo Dybala, ha commentato Allegri, perché sì ragazzi, la palla viene passata in mezzo e l'under non la spazza, rimane in aria. Dybala a colpo secco batte Skurupski per l'1-0 decisivo alla fine del match. Ma è una vittoria immeritata al 101%. Una vittoria che comunque è importante per il gruppo, secondo me, e anche perché, ragazzi, può farci considerare che in questo momento la Juventus è fuori condizione. Adesso ci saranno due partite prima della grande, diciamo, della grande partita, della partita del 12 marzo contro l'Atletico Madrid. La partita del 3 marzo contro il Napoli, Stato San Paolo, e poi venerdì 8, ragazzi, contro l'Udinese allo Juventus Stadium. Prima, ragazzi, del 12 marzo, Juventus-Atletico Madrid. La partita allo Stato San Paolo potrebbe segnare anche forse la fine della corsa Scudetto, perché un successo o un pareggio consegnerebbe alla Juventus veramente un vantaggio importante, con anche il favore dello scontro diretto. Quindi penso veramente che ormai la partita di domenica prossima alle ore 20:30 a Stadio San Paolo sia decisiva per lo scudetto. E poi ragazzi, bisogna comunque iniziare a pensare al ritorno in Champions, ma sicuramente bisogna iniziare a pensare di cambiare qualcosina. Male anche a centrocampo oggi, male a centrocampo. Bentancur irriconoscibile, ma da Bentancur veramente questa stagione non ho mai visto delle grandi prestazioni, tranne la partita forse di Firenze in cui ha dimostrato qualcosa di buono. Matuidi così e così, dietro malissimo Rugani, si è salvato Bonucci,
De Sciglio impresentabile, secondo la mia opinione. Ragazzi, è veramente un brutto periodo. Un brutto periodo si salva solamente, ragazzi, il risultato. Ma con i risultati così non andiamo veramente da nessuna parte. Quindi sono deluso e avevo delle grandi, diciamo, sensazioni prima della partita. Sono andato a vedere la Juventus perché mi piace sicuramente vedere la squadra per cui tifo, per cui faccio il tifo da tantissimi anni, da quando praticamente sono nato, perché sono veramente juventino dalla nascita. E quindi io sono, diciamo, dispiaciuto di vedere l'ennesima prestazione negativa di questa stagione. Ripeto, si salva solamente il risultato, si salva in parte Allegri per il cambio diciamo, di mentalità, perché oggi ha tolto Alexandro, c'è cioè un difensore, e ha messo Dybala, un attaccante, per cercare di portare a casa i 3 punti, e ce l'ha fatta grazie alla giocata, ragazzi, dell'argentino, che regala 3 punti fondamentali per la scorsa scudetto alla Juventus. Quindi ripetiamo il finale dallo stadio d'Allara: Bologna 0, Juventus 1, e la Juventus ritrova il successo dopo la sconfitta in Champions. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like, iscrivetevi ragazzi al canale, seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video.